Gli attivisti di lungo corso del Movimento 5 Stelle di Carrara hanno scelto il loro candidato a sindaco alle amministrative. Sarà Francesco De Pasquale, il consigliere comunale ex attivista di SOS Carrara, ha battuto per una manciata di voti Michele Palma. Alla consultazione hanno partecipato un centinaio di persone e stamattina per De Pasquale è stata la prima uscita pubblica con la candidatura in tasca. Sentiamo. Con il 53% dei voti, Francesco De Pasquale, 55 anni, insegnante di scuola media e consigliere comunale dal 2012, si è aggiudicato la candidatura a sindaco del Movimento 5 Stelle, battendo di misura Michele Palma. Poco meno di un centinaio gli iscritti che hanno partecipato alla consultazione di ieri, che ha incoronato l'ex attivista di SOS Carrara con il pallino politico del marmo e della sicurezza idrogeologica. Dopo il verdetto di ieri sera, questa mattina è stata la volta della consacrazione pubblica con un look insolitamente elegante, accompagnato dai consiglieri comunali Matteo Martinelli e Federico Bonni e dal suo ormai ex sfidante Michele Palma. In una formazione che sapeva tanto di aspirante giunta, De Pasquale si è impegnato a imprimere una svolta nella storia della città che da 70 anni è sempre stata governata dalle stesse forze politiche. Diciamo che l'azione politica fondamentalmente è volta a ricostruire quello che in questi decenni si è distrutto. Lo vediamo qui, siamo accanto al Politeama, è uno degli ambienti che andrà in qualche modo attenzionato per poterlo restituire alla collettività, cosa che finora sinceramente queste amministrazioni non hanno fatto. Politeama come tanti altri spazi. Cave, centro storico, andando verso il mare, confermate il no all'ampliamento del porto e sì alla realizzazione di opere, come il terzo e il quarto lotto del waterfront che servano alla città e al turismo. Esatto, il waterfront deve essere a servizio dei cittadini, non a servizio delle industrie. Perlomeno la parte turistica deve avere per noi la priorità, sulla parte diciamo più industriale c'è da discutere, c'è da vedere, ma del resto la parte stessa turistica prevede una cementificazione che oggi, alla luce dei cambiamenti climatici, non possiamo continuare a fare così come abbiamo fatto finora. C'è da ripensare la città nel suo complesso. Il Movimento 5 Stelle si è impegnato a presentare i nomi dei potenziali assessori prima del voto. Questa selezione, così come quella per gli amministratori delle partecipate e gli organi di revisione, sarà fatta sulla base dei curriculum che arriveranno ai grillini. I candidati non dovranno essere iscritti al Movimento 5 Stelle, ma non potranno nemmeno avere in tasca tessere di partito. La scelta, hanno detto i pentastellati, sarà effettuata esclusivamente sulla base delle competenze, rinunciando a qualsiasi logica clientelare. Per questo, ha sollecitato Matteo Martinelli, aspettiamo che i cittadini si facciano avanti. Quanto poi al programma, a cui i grillini stanno lavorando da tempo, in cima alla lista delle cose da fare ci sono la sicurezza idraulica del territorio, il rilancio del turismo anche alle cave dismesse, la valorizzazione del centro storico e del patrimonio culturale della città. Possiamo fare molto meglio del PD, ha concluso De Pasquale, lanciando il guanto di sfida ai suoi più quotati avversari per la guida di Piazza 2 Giugno.